posto. Vi ringrazio, grazie signor Prefetto per essere qui, signor Questore, le nostre forze dell'ordine, grazie al Comandante e a tutti voi che siete qui. E per me è un piacere essere a Portempello, mancavo da un po', però la vostra sindaco non ha mai fatto mancare le esigenze di Portempello. Noi abbiamo una chat che è assediata per tutte le questioni che riguardano il vostro comune, la vostra terra, a buon ragione, perché è veramente un comune che ha tante difficoltà, che porta con sé molte questioni storiche dei comuni. Se riusciamo a risolvere i problemi e a rimettere veramente in sesto un comune come Portempello, riusciamo a creare un modello d'azione per tutti gli altri comuni. Lo facciamo anche con interventi di legge, che dico con molta onestà non si potrebbero neanche fare, perché sono interventi proprio settoriali, però l'anno scorso, quando è stata l'ultima legge di bilancio, abbiamo cercato di intervenire il più possibile con norme da Roma per permettere a questo comune di respirare. È un'esigenza che riguarda tanti comuni del sud, riguarda i bilanci in dissesto, riguarda le condizioni dei servizi sociali e come sono messi oggi molti comuni. Io sono campano, quindi conosco tanti problemi del nostro territorio, dei nostri territori. C'è bisogno di un aiuto dello Stato centrale e c'è bisogno di fare squadra tra istituzioni. Noi ci proveremo, lo continueremo a fare, non solo col sindaco, ma sanno tutte le regioni, sanno tutti i comuni d'Italia che al di là del colore dobbiamo stare insieme per cercare di risolvere i problemi dei territori. E sono contento di essere qui nella Casa Comunale, vi ringrazio per l'affetto, ringrazio tutta la comunità di Portempello, perché fuori c'erano tante persone che sono venute a salutarmi. Sono molto impegnato in questo periodo sul lavoro che riguarda la promozione delle eccellenze dei territori all'estero. Io ho voluto tanto che al Ministero degli Affari Esteri ci si cominciasse ad occupare di nuovo, dopo tanti anni, delle esportazioni, perché stavano presso un altro ministero. Un ministero che si occupa di esteri, che vuole fare diplomazia, relazioni. Il suo più grande strumento sono le imprese e i prodotti di un territorio. Se noi non lavoriamo a migliorare gli scambi commerciali con paesi dove ci sono nuovi ricchi che vogliono mangiare le cose che si producono qui, vogliono comprare le cose che si producono qui, ma non sanno come fare per raggiungerle, e allora siamo poco furbi, perché tanti altri paesi del mondo, anche europei, che hanno meno di noi, riescono a fare scambi commerciali con altri stati, con altre nazioni, molto più forti. Pensiamo solo alla Cina. Noi abbiamo per anni visto i prodotti cinesi venire in Italia, ma dobbiamo invertire il trend, perché lì ci sono milioni di nuovi ricchi ogni anno che vogliono mangiare cose buone e comprare cose ben fatte, cioè made in Italy, ma anche dico made in Sicily, cioè le cose che produciamo qui. E vi posso assicurare che andando in giro nel mondo, se l'Italia ha una grande reputazione, lo deve ai propri artigiani, ai propri imprenditori, ai propri agricoltori, ai propri pescatori, che fanno delle cose incredibili e le vendono nel mondo, ma anche troppo poco. A volte mi capita di portare aziende di questi territori che fanno 1000 pezzi all'anno di qualsiasi prodotto. Andiamo in Cina, siamo stati negli Emirati Arabi, e lì arrivano, si innamorano dei nostri prodotti, dei prodotti dei nostri agricoltori, dei nostri artigiani, delle nostre aziende, e dicono: ne voglio 3000 in un anno. E lì l'azienda non ha la capacità produttiva per sopperire, per rispondere a questa richiesta. E là dobbiamo essere furbi la seconda volta. Molto spesso dalle nostre parti si preferisce morire invece che mettersi insieme tra aziende, tra cooperative, tra imprese. Non dobbiamo farci fregare. Quando abbiamo un'occasione sui mercati esteri, mettiamoci insieme. Mettiamo da parte la competizione e anche un po' di litigio. Siamo impegnati perché il sud è al centro di un Mediterraneo che sempre più guarda alle rotte commerciali verso est. E qui passa tutto, cioè di fronte a voi passano le rotte più importanti del mondo, dove passano i prodotti di tutto il mondo, ma da qui devono partire i nostri prodotti e andare nel mondo. E veramente mi fa male sapere che, per esempio, l'anno scorso, di tutte le esportazioni che porti, tutto il made in Italy e non made in Italy che portiamo nel mondo, il sud contribuisce solo con il 10%. Cioè il sud è solo il 10% di tutte le esportazioni dell'Italia nel mondo. E
l'anno scorso sono un po' aumentate perché è aumentata l'esportazione di petrolio dalla Sicilia e dalla Basilicata, che grida vendetta, perché noi dovremmo far aumentare le esportazioni delle nostre arance, ma pure dei nostri cannoli, delle nostre arancine, delle nostre arancine e di tutto quello che facciamo, dei prodotti di artigianato, ma anche della nostra cultura. E poi è bello perché quando mi capita, per esempio mi è capitato ultimamente con un'azienda che produce olio, e questo è un periodo dell'olio novello, portavano in Cina questa bottiglia, perché ho lavorato molto con la Cina, perché il punto è portare il made in Italy in Cina, non il made in Cina, in Italia. E questa bottiglia costava 50 euro, una bottiglia d'olio, per le ricche famiglie cinesi che volevano comprare questo olio italiano. E sulla bottiglia c'erano tutte le bellezze del territorio dove veniva prodotto quell'olio. E mi raccontavano che l'olio arrivava in Cina. I cinesi guardavano questa bottiglia con le bellezze del territorio, volevano visitare quel territorio e venivano come turisti qui in Italia a vedere quel territorio. Quindi l'esportazione è anche turismo, flussi turistici. C'è tanto da fare, però è un momento storico nel mondo in cui dobbiamo avere la certezza di chi dobbiamo occuparci. E io penso sempre